da questo derby finito 4-0 della Juve. Uno della Juve e uno del Toro. Per il momento non mi pronuncio. Allora, un commento su questo derby. Ma inizialmente pensavo che il Toro ci mettesse più animo e più cuore, però poi alla fine la classe della Juve ha prevalso sul Toro e il risultato non ha dato scampo ai granata. E quindi sembra chiara la fede, passiamo al nostro tifoso granata, cosa ne pensi? Ma diciamo che all'inizio secondo me ci sono stati un po' di favori arbitrali, diciamo che dallo escluso se ne guarda in tasca. La Juve ha fatto molti tiri in porta, ancora pochissimi, il risultato è giusto, però l'arbitro potrebbe fare un po' più attenzione e essere più corretto. Cosa deve fare il nostro mister Ventura per far guadagnare punti? Mettere un centrocampista che crei i giochi in avanti. E basta questi retropassaggi dietro, palla laterale, difesa, lì molto male. Chiediamo anche alla controparte, cosa manca al mister Ventura a questo giorno? Mancano i fuori classe che alla Juve, perché logicamente il tasso tecnico della Juve questa sera è stato imbarazzante nei confronti del Toro. Al derby dell'andata, giustamente, sportivo, il Toro meritava il pareggio, ma la Juve aveva un'altra condizione fisica e tecnica. Oggi che la Juve sta bene, il tasso tecnico è venuto fuori e la differenza si è vista. Qual è invece un buon giocatore? Vediamo sempre il nostro Juve. Un buon giocatore del Toro. Un buon giocatore del Toro? Sì. Ma Glick. Del Toro? Comunque devo dire che ho visto molto bene Vaselli, che è un giocatore che già si è venuto all'Atalanta, che secondo me avrà un grande futuro. Il giovane ma in gamba, no? Lo vedo bene, però ci sarebbe qualcuno un po' più forte a sostenerlo. No, io volevo soltanto salutare due amici del Toro, sono Giorgio e Sergio. Ciao a tutti e due. Oggi mi hanno donato buona fortuna e hanno avuto ragione. Ciao. Grazie. Prego. Cosa doveva migliorare il Toro? Io ho visto una Juve nettamente superiore al Toro. Il Toro ha avuto un episodio sfavorevole sul primo gol. Zaza poteva starci tranquillamente in escursione, credo che il Toro debba rivedere tante cose. Chiediamo invece al tifoso juventino che vabbè, noi siamo professionisti, quindi intervistiamo anche i gobbi. Prego, il suo commento. Ah, innanzitutto grazie per il gobbo, anche se sono dritto. Piacere. Devo dire che sul 4-0 della Juve c'è poco da dire. Il collega qui mi ha preceduto. Se una partita finisce 4-0, non c'è proprio storia, credo. A prescindere dall'episodio che forse lui menzionava, ma io ricordo di sfuggita. Io ricordo 4-0. Il portiere della Juve, tra l'altro, chi era? Che non me lo ricordo neanche più. Passando a un commento serio, sì, tralasciamo questi commenti, forse non è stata una buona idea intervistare questi Gobbi, Gobbi sono sfuggiti. Cosa deve fare il mister Ventura per migliorare? Perché questa squadra è nettamente inferiore. Allora, essendo magari cercando di essere obiettivo, devo dire che il Toro comunque manca ancora a centrocampo, secondo me, perché è lì che si vincono le partite. Quando non schieri il giocatore all'altezza, come in questo caso, poi ti prendi le palate. Un giocatore invece in gamba della squadra? Glick. Glick il capitano, sicuramente un giocatore di alto